so mezz'ora scopriamo i titoli dell'attualità. Un giudice d'istruzione di Agirs stima che non c'è abbastanza prove per mettere in ballo un processo dopo l'assassino di Jacques Nasser, l'anziano presidente di Agamera di Commercio a Pumonte, s'allontanerà dunque un processo. Franca Uma rende un battello rispettoso dell'ambiente per far più conoscenza di un rischio di evoluzione a forza di esorrecce lui che Paris voleva a bro e che non potremmo biadià di una maniera più ecologica partendo da Villefranche deve raggiungere a Saint-Furin. Salute a tutti, benvenuti in questo Corsica Prima. Per cominciare una pagina giustizia, Alain Ferrandi deve aspettare per sapere se la sua condanna sarà o no acconciata, ne parliamo in internet. La Corte d'Appello contraterrorista ha rinviato la sua decisione il 24 di maggio per ciò che tocca un statuto di mezza libertà. Di più informazioni a vedere nell'articolo scritto da Alain Stromboni. Sarà o no giudicato un giorno l'assassino di Jacques Nasser, l'anziano presidente della Camera di Commercio a Pumonte, un giudice d'istruzione, una traumatia per aua, permette di ente in esame in questo affare e precisione in cui Marc-Antoine Renucci e Jennifer Capai. O gartular è anant all'assassino di l'anziano presidente della Camera di Commercio, Jacques Nasser, e per aua chiuso. Vale a dire che il processo non ci ne sarà e che l'inchiesta si pianta. I giudici d'istruzione di Agirs, giurisdizione interregionale specializzata di Marseille, hanno pronunciato questa decisione a fine dell'informazione giudiziaria. Secondo i magistrati, gli elementi in Dogartular erano troppo pochi e nessun sospetto non era stato messo in causa. L'avvocato della partita civile hanno deciso subito di fare appello, legandosi una via di ricorso. Il 14 di novembre 2012, Jacques Nasser è assassinato tocco da 3 o 4 balli di pistola in un magazzino piazzato in pieno garodio di un borgo in Naiaccio. L'assassino del presidente della Camera di Commercio di Corsica Sutana e questo di l'avvocato Antoine Solacaro meno di un mese in anzio marcano i coscienzi. L'indomani dell'assassino di Jacques Nasser, Manuel Valls, tanto ministro dell'interno, si spiazza in Corsica promettendo risultati. Ma in questa inchiesta, e come per altri cartolari legati al gran banditismo, c'è stato poco avanzato per ora. In Aix-en-Provence, continua il processo di Eric Coppola, accusato di aver assassinato Antoine Nivagioni. Torna una volta di stato interrogato l'accusato e, una nuova fois, il ha nié les faits, Marie-Françoise Stéphanie. T-shirt blanc, cheveux un peu plus gris que lors des précédents procès, Eric Coppola y se lève dans le box des accusés pour le traditionnel interrogatoire de l'accusé. Dans la salle presque vide, des membres de sa famille sont présents depuis le début du procès. Monsieur Giovannoni dit que vous lui avez fait des confidences, il dit que vous étiez le tireur, demande la présidente à Eric Coppola. Je n'ai jamais parlé à monsieur Giovannoni, il a tout inventé, je ne suis ni le premier ni le quatrième tireur, répond Eric Coppola. Quelques minutes plus tôt, la présidente lui avait demandé comment il expliquait que son ADN était retrouvé sur un bouchon rouge en plastique retrouvé sur la scène de l'incendie du véhicule utilisé lors d'une tentative perpétrée contre Antoine Nivagioni. « Je fais du footing et je bois du Vittel », répond Eric Coppola. « Ce serait quand même une incroyable coïncidence », répond alors la présidente qui semble sceptique. Les plaidoiries de la partie civile ont commencé. E per compiere su ricco capitolo di giustizia andiamo a corte d'assise in Naiaccio, chi giudica di 8 persone per rubeggi violenti, prova d'assassinio e di forzature sessuali in Bonivazio, 92 anni e 4 anni fa. A corte vuole conoscere lei tra l'accusati, che sono italiani e romani, l'avvocato di Aivesa fa genuvale che gli accusati cambiano spesso di versione o richiesitorio di aspettato per domani. In politica, Gilles Simeoni vuole iniziare i giorni che vengono in discussione non all'autonomia dell'isola. Il presidente dell'esecutivo ha esciuto ieri un comunicato. Il calendario dopo è più costretto in cui di sicuro l'elezione legislativa è a periodo di riserva. In più, non si sa per ora quale sarà il rappresentante del prossimo governo. Gilles Simeoni aspetta dunque segni forti in questo affare. E per pareti un muro di vergogna, l'entrata di un monastero di Esore Clarisse in Bastia è stata bloccata all'entrata per evitare una litiga forse tra bigini che fa parlare assai soprattutto Nanta e Rede Sugiale. Jean-Philippe Mattei e Paul Salor. È stata distrutta notte scorsa a Mazzata una parte di su muro che marcava frontiera tra una residenza privata e un monastero di Clarisse
qui sont partout et passent quelque mese va, mais sont sempre soutenues da confraterne. Dicono che la speculazione immobiliare è un fantasma. Noi a fianco a questi esori sono abbandonati di quasi tutti, che sono d'un pericolo di per campare, semplicemente. Sono trenci di trovare una soluzione per poter andare in Sarte e qua là tranquillamente. E hanno sempre questi esori che sono morti, che sono qui, che hanno sorte, non hanno ancora finito di cacciare i sommuboli e li facciano questo muro davanti, è qualcosa che mi pare appena spropositato. I proprietari di una residenza creata a principio degli anni 60 si dicono assai frastornati dai reti sociali e promotori eventuali e ricusano tutta idea di servitudine fatta a Sugamino. Nous ne sommes pas des tueurs de nonnes ou de moines, nous ne sommes pas irrespectueux par rapport aux pratiques de certains quant à leur religion, il n'y a rien de tout ça. Mais on a fait beaucoup courir ce bruit que nous étions des espèces de gens sans vergogne, arrogants, qui nous étions arrogés un traitement, un chemin communal pour notre usage privé, ceci, cela, bon, tout ça c'est infondé. A Meria di Bastione le manca appena piaciuta la costruzione su muro. Abbiamo constatato che il muro è stato fatto senza autorizzazione, abbiamo fatto un PV di infrazione e abbiamo fatto un'alleanza per via di un mare. Oggi aspettiamo la soluzione in concertazione con l'abitante di residenza Ornano, con le orelle Clarisse, e invito la gente a campare meglio insieme e a trovare una soluzione all'amiabile. In 2014 la Corte di Cassazione aveva dato radio a proprietà, hanno trovato che il suo cammino è privato e tanto si poteva mettere una zarenda. E procedura bene, confermeranno o mica a prima decisione. L'accesso all'acqua è uno degli inghiotti maggiori per l'anno a bene, lo scopo è di poter risparmiare la ciò da sapere che da 20 a 40% dell'acqua beiero è trasportata in delle canalizzazioni si perde. Un'impresa corsa ha forse trovato una soluzione che la si agui, ma anche al di là. Sto riporto di Sara De Franchi e Cristian Giuliano. Questo piccolo automato ha pinuccia misteriosa si chiama Aqua Robotics. Usoro lo gira e gonduci per fane garte. Ci sono 250 km di canalizzazione d'acqua potabile in l'agglomerazione Ostiaccia. Quando c'è una perdita, forse non si vede mica subito. Questo robot potrebbe aiutare assai. Avec les photos qu'il a ramenées, on peut déjà identifier, même sur un test très court comme ça, qu'il y a un emboîtement entre deux sections droites de canalisation qui n'est pas parfait et qui pourrait occasionner des fuites qui ne seraient pas détectables par un autre moyen. Le scopo d'Aqua Robotics, con questo domando, di establisce una cartografia precisa di rede d'acqua biule. Il centro acqua pubblica ha una rendita di più di 75%. Mica male, ma è baladì che non ha 4 milioni di metri cubi d'acqua prodotti, più di 1 milione si perdono. Allora chi si parla assai di mancanza dell'acqua, l'imbusca e Maio. È una soluzione che è veramente importante, perché questa soluzione permette non solamente di conoscere meglio le nostre canalizzazioni, ma in più potremmo intervenire più presto e di fatto avere meno, se volete, perdite d'acqua. Per collettività c'è un'altra sfida. Da qui al 2026 li toccano essere in conformità, fa carte di le orede che devono essere precise a 40 cm vicino. La comunità d'agglomerazione Ostiaccia è uno dei 10 partenariati per la fase sperimentale. Alors aujourd'hui, nous sommes en recherche de solutions, effectivement. Celle-ci me paraît fort adaptée et nous sommes ravis que ça soit issu du territoire communautaire, Bastiais. La soluzione proposta da Aqua Robotics costa tra 5.000 e 15.000 euro al chilometro. Se i risultati sono buoni, il servizio potrebbe essere messo in ballo a partire dal 2023. E poi sempre in umino di un rispetto dell'ambiente, mentre chi è l'imperatore Elisabetta colano di più in più in furia, un uomo ha scelto di vrancare un mare in una maniera ecologica per far più conscienza di rischi di abolizione. Chi ne è di professione, Loïc Paris, part oggi per una traversée entre le continent e la Corse, un défi sportif motivé par una croisade écologique. Depuis plus d'un an également, Loïc intervient dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes aux pollutions marines dues, vous le savez, en grande partie
au plastique. Pascal Pommier et Guillaume Léonette l'ont rencontré avant son départ. Monsieur Paris, j'ai adoré ce que vous avez fait en classe. Je pense comme vous. J'espère que vous allez ramasser le plus de déchets que vous pouvez. Je ne savais pas quel métier j'allais faire quand je serai grande, mais maintenant je sais, je vais faire comme vous. Bon courage et je vous remercie d'être venu. Anaël. C'est une classe de CM1 de l'école de Crouched. Chaque élève a fait un petit mot. C'est adorable, en plus, en même temps, ça me motive. Là, je me dis, oui, voilà, je sers à quelque chose. Moi, je leur ai dit, ben, ces lettres-là, je vais les emmener avec moi sur le bateau. Et quand ça ira pas, le moral sera au plus bas. Et je pense qu'il y aura des moments où le moral, ça va être difficile. Ben, je reprendrai ces lettres et je pense que ça va me motiver. Ça fait depuis le mois d'août que je rame, presque tous les jours. Oui. Au départ, donc, c'est un entraînement qui est progressif. Arrivé à 2 mois de l'échéance, normalement, on fait une grosse sortie, hein, une grosse sortie de 100 km que j'ai malheureusement pas pu faire à cause de la météo. Mais sinon, c'est entraînement sur la mer 4 jours par semaine et puis rameur à la maison 2 fois par semaine. Le physique, bon, je me suis entraîné pour ça, mais c'est surtout l'aspect physiologique, c'est un mouvement qui est tout le temps identique. C'est pas comme la course à pied où les appuis vont changer, etc. Là, c'est vraiment un mouvement répétitif et après avec le mal aux fesses, mal aux mains. Et ça, oui, ça, je pense que ça va être ces douleurs-là, il va falloir les supporter mentalement, quoi, c'est ça, surtout. Il y a un bateau qui va me suivre, donc c'est obligatoire pour ce genre d'embarcation. Et ce bateau, en même temps, va tracter un filet manta. Le filet manta, c'est un filet qui va récolter les microplastiques à la surface de l'eau. Et tous ces microplastiques seront analysés par l'Ifremer de Bastia. Comme ça n'a jamais été fait, il n'y a pas de référence, mais je pense mettre 35-40 heures à peu près. Après, si je mets 48 heures, je mettrai 48 heures. Il n'y a pas de record, c'est au moins y arriver. Ho smintigato l'ultima emissione di stagione Fute Basta, Laurent Vincenzini e i Zimbidadi aspettano stasera allo stadio di Lassia, un luogo più che importante dove i biancherossi hanno assicurato di Azabeda la accessione in Liga 1, rinforzi aspettati, budgeto previsto, se ne saprà di più dunque in cui Fute Basta a 8 ore 10. Stasera, 7 ore meno 10, intanto in campagna, reggeremo a Michel Stefani, candidato comunista, onde ombrimo circondo a Cismonte, settore Corsicaser in Costella Rossi, ci troviamo a Zabede, autore per un nudiziale in lingua gorsa, subito, bien noir. Buon appetito e a dopo.